Ciao ragazze, quello che vi mostro oggi è come sono riuscita a riutilizzare del fimo d'avanzo per realizzare altre creazioni. Allora, questa è la creazione che ho dovuto fare, che sono le mie slappy su una fogliolina arcobaleno, vedete? Cioè la fogliolina non è arcobaleno, è multicolor verde e le slappy sono arcobaleno. Ovviamente dopo aver fatto questo ciondolo mi era rimasto sia del fimo arcobaleno che del fimo verde multicolor. Allora, con quello arcobaleno ho fatto questa semplicissima stella e la utilizzerò per un altro ciondolo per il cellulare. E poi queste due mini nuvolette che sono due orecchini a lobo. Vedete? Invece, con il verde che mi era rimasto, ho fatto questo quadrifoglio. Come vedete, con poco prodotto che vi rimane è possibile realizzare altre creazioni molto carine e molto utili anche. E niente, volevo solo farvi vedere questo qua. Ingrandisco velocemente per mostrarvi la mia postazione. Qualcuno mi ha richiesto di, scusate, ce la posso fare, di farvela vedere. Qui è dove io creo, ora è un po' incasinata come sempre. Per chi mi ha chiesto, vediamo se riesco a appoggiare la fotocamera, oh, non mi sta più. Per chi mi ha chiesto come proteggo i miei panetti di fimo Eternit, io li avvolgo dentro la carta stagnola. E quando magari devo utilizzarli più volte, quindi non voglio star lì ad avvolgerli ogni volta, li metto dentro un sacchettino di nylon chiusi con questo qua. E niente, questo è il video, lasciatemi commenti, un bacione e alla prossima. Ciao ciao!